Ciao, ben trovato anche in questo video. Naturalmente il mio argomento è sempre incentrato sugli angeli, ma la cosa spiritosa e comica quasi di oggi è che con la mia credenza, quando mi reco in alcuni posti, naturalmente trovo una piuma bianca e quindi immagino. Mi fa piacere, cioè, immaginare che ci possa essere qualche angelo nei dintorni. Oggi, come un vero e proprio miracolo, invece, col fatto che i cigni sono bianchi, molto belli, e sicuramente c'è stata la muta, delle piume e, questo parco è pieno, pieno, zeppo di piume, bianche. Mi illudo appunto che sia cosparso di ali, di piume di ali di angeli, questo mi rincuora un po' ed è come appunto sentirli molto vicini. È proprio perché non voglio allontanarmi dal loro argomento, posso solo dire questo, che io li vivo sempre con molta forza. Li vivo sempre con tutto il mio potenziale spirituale e con l'aiuto degli angeli cerco sempre di vedere il lato bello della vita, anche se appunto ci sono dei momenti, come nella vita di tutti, che non possono essere assolutamente piacevoli da vivere. Ma con l'aiuto degli angeli ci si riesce. Io uso dire che i nostri angeli custodi, ce li abbiamo tutti naturalmente, sono per noi un grandissimo sostegno, sono dei grandissimi compagni di viaggio lungo tutto il nostro cammino della nostra vita, e di conseguenza bisognerebbe solo guardarsi intorno, cercare appunto i dovuti segnali che loro danno a tutti quanti noi. E di conseguenza apportare le varie modifiche nella nostra vita affinché tutto possa essere incentrato sul loro intervento, sulla loro vicinanza. Sappiamo di non essere mai abbandonati totalmente, questo è il volere di Dio. Dal momento che, come dicevo prima, le stelle. Dal momento che non, alcune stelle noi non le vediamo, ma questo non significa che non brillano. È altrettanto valido per il discorso degli angeli. Il fatto di non vederli fisicamente non è sinonimo che questi non ci siano. Gli angeli sono sempre intorno a noi, in qualsiasi forma, in qualsiasi momento e qualsiasi oggetto che potrebbe venire in nostro possesso ci potrebbe dare il segnale come un oggetto che loro sono vicini a noi. Questo l'avevo già citato in un altro video, quindi il fatto che io lo possa ripetere più volte è sinonimo che fa parte ormai integrante della mia vita. Come dicevo, i nostri compagni del nostro lungo cammino anche verso la prosperità, perché no? Chi invoca gli angeli invoca un po' la particella di Dio. Chi invoca gli angeli sa che nella propria vita può essere sostenuto e avvolto con calore quello che non c'è più nella società. Attraverso appunto tutto quello che può essere un mondo frenetico e quindi non ci sentiamo coccolati. Ecco, la preghiera costante, facendola appunto quotidianamente come i pasti, come citavo prima, il fatto di diventare molto credenti e tenere presente la preghiera in tutta la nostra giornata e vi assicuro che la cosa è possibile, non è una cosa, voglio dire, tutti abbiamo quei 5-10 minuti di riflessione al giorno, casomai pensiamo a un caffè, pensiamo a qualche cosa d'altro,
anziché pensare al caffè, alla fare la merenda, pensiamo agli angeli. Se noi facciamo sì che li rendiamo parte integrante della nostra vita, giorno dopo giorno, la nostra vita sarà più piena, ne saremo sempre più consapevoli e daremo modo a loro di intervenire. Io uso sempre dire anche un'altra cosa, che dal momento in cui nelle vicinanze della terra ci sono gli angeli cattivi, dal momento in cui è biblica, no, la storia che gli angeli di Satana sono stati relegati vicino alla terra, ecco, noi dobbiamo far sì che dobbiamo essere noi ad elevarci con la preghiera. Solo se ci eleviamo con la preghiera riusciamo ad arrivare a quel famoso livello spirituale per cui gli angeli possono sentire la nostra voce, possono sentire il nostro desiderio di apportare modifiche nella nostra vita e di conseguenza intervengono. Sicuramente non saranno loro a venire giù a vedere cosa sta succedendo nella nostra vita. Ma saranno le nostre preghiere, saremo noi ad avvicinarci sempre più al regno celeste. Così, come si può fare con una telecamera, cambiare la direzione, cambiare l'ottica, dare un altro sfondo alla nostra, visuale. Diciamo così, anziché guardare sempre e solo nel piatto in cui si mangia, anziché guardare sempre solo dove spendere i soldi, nelle cose inutili, nelle cose futili, ecco, sarebbe giusto dare uno sguardo nell'alto dei cieli. Nell'alto dei cieli non ci sono solo gli aerei, non ci sono solo le nuvole. Non ci sono solo gli altri esseri viventi, come uccellini e tanti altri esseri viventi che ci possono stare nel cielo, ma dare uno sguardo appunto a quello che è il regno celeste, anche se, ribadisco, anche se non lo vediamo. L'importante è avere una forte fede. L'importante è credere e se metteremo nella nostra vita tutti questi bellissimi contenuti spirituali, faremo sì, diciamo, di vedere dei miracoli, poniamola così, ognuno di noi è in grado di fare i propri miracoli quotidiani, questo è vero, ma se abbiamo gli aiuti degli angeli, sicuramente ne potremmo ottenere molti, ma molti di più. Io con questo breve video vi torno ad abbracciare, un grandissimo caloroso saluto a tutti quanti, al prossimo video. Ciao!